Caterina Cesca, direttrice del The Choir of Gospel. Caterina, un 20 anni di concerti, 20 anni festeggiati qui alla Tisana, com'è andata? È andata super bene, siamo veramente contenti e orgogliosi di aver potuto creare un evento così grande e soprattutto di aver visto una risposta così positiva da parte di La Tisana e da parte di tutti quelli che ci seguono proprio da 20 anni e sostengono la nostra storia, insomma il nostro coro. Un concerto che ha regalato tante emozioni, un concerto che non era solo un concerto del Choir of Gospel e che ha coinvolto altri gruppi, ma ha coinvolto anche lo stesso pubblico. Esattamente, abbiamo voluto fare un melting pot, un insieme all'interno di questo concerto, in primis ospitando i Manos Blancas, il coro alla quale è stato devoluto parte del ricavato. Ci hanno dato veramente quella sferzata di energia, pur non cantando con la voce ma cantando con le mani, e ci hanno aiutato a partire, a presentare i The Colors of Gospel che hanno portato avanti metà parte del concerto, per poi sfociare nell'energia di Audrey Mattis, che ha diretto ben 84 cantanti che in soli un giorno e mezzo hanno imparato 5 brani, come hanno potuto sentire quelli del pubblico, una energia devastante. Un'emozione davvero unica, abbiamo detto prima, un'emozione che ha regalato una giornata davvero indimenticabile. The Choir of Gospel, dove vuole arrivare adesso? Beh, intanto vediamo di fare questa ricca tournée estiva, insomma, che vede ben 12 date tra La Tisana, Bibione, San Michele e altre spiagge. Vogliamo sicuramente portare avanti il nostro messaggio del gospel e vogliamo sicuramente cercare di arrivare là dove non siamo arrivati, probabilmente nel cuore di quelli che non ci hanno ancora sentito, portare il messaggio del gospel e della condivisione attraverso le nostre voci. Quale altro messaggio al pubblico, appunto, che no, non vi ha visto quest'oggi? Beh, che cantare è bello, che cantare fa bene, che cantare gospel fa il doppio bene e doppio bello, di sicuro.